l'investimento, la cultura ti dà strumenti per fare nei cambiamenti nella realtà, per fare ricerca scientifica, oggi col Covid ne abbiamo bisogno. Terra e sogno, terra, radici, abbiamo bisogno di sentire da dove veniamo e veniamo anche da qui, da Raffaello, dalla Madonna di Ottalevi, da Piero della Francesca che è nel nostro tempio, da Giotto col suo crocifisso. Rimini sta investendo in modo straordinario sulla cultura, sul suo patrimonio, i Malatesta, Fellini, il polo culturale nazionale, l'arte contemporanea. Perché abbiamo bisogno di sentire da dove veniamo, italiani, riminesi, questa cultura, queste tradizioni, e di innovare. Siamo anche alla ricerca, sempre guardando avanti, non di un'identità immobile, fissa, ma dinamica, in questo gioco, questo dialogo tra innovazione e tradizione. Sì, è un momento, è il più importante momento, non è casuale questa scelta di fare questa inaugurazione dentro il Festival del Mondo Antico, che in questi anni ha assunto un peso sempre maggiore nel dare stimoli ad una crescita qualitativa della città. Non è più un elemento marginale che guarda dall'esterno, ma è un momento importante che suggerisce anche dei contenuti importanti, e questo della Madonna di Raffaello forse è uno dei contenuti più pregnanti, perché questa Madonna e questo evento, che è già importante in sé come opera, che consente di studiarla a parte degli studiosi e degli osservatori, ma è anche un'opera che ci riporta ad un periodo topico nella storia di Rimini, cioè in quel 1843 è stato detto è l'anno più importante della storia di Rimini dopo la sua fondazione, e un anno prima questa opera appartenente alla collezione di Ottalevi prende parte verso l'Europa, verso Berlino. Un momento per noi lacerante, perché qualcosa di importante se ne va, ma anche il risarcimento del riconoscimento di quest'opera attribuita a Raffaello, che altrimenti se fosse rimasta qua non lo sarebbe stato. Quindi questo Festival del Mondo Antico, accanto all'inaugurazione della mostra di Raffaello, ci riporta a un momento molto importante, forse il più importante della storia della nostra città, cioè quel momento in cui Rimini varca la soglia e entra nell'età moderna.